La Lube ha cominciato a sbagliare molto meno. Tanto Vettori a segno, no, la salva di Klitschki. Sarà free ball per Modena con quanto Reina al bagger, palla vicino alla riga di fondo. Grebenikov la tiene, poi Sanguinetti a segno per il punto del 3-1 Modena. E attenzione, la sorpresa Giovanni Sanguinetti. Poi Grebenikov per la via che lo piazza, c'è un rigore che Bossi non chiude, va là su bagger rovesciato, la palla è ancora a filo, Bossi contrasta rete, la difesa di Falaschi. Mantorena la palletta, la difesa di Grebenikov, palla per Bossi in attacco, a segno su una magata di Maika Christensen. 7-8. Christensen forte, la tiene Kovar, staccata Falaschi, sarà Mantorena murato da Luca Vettori ed Elia Bossi. Secondo punto consecutivo per Elia Bossi, questa volta è un murone su Osmani Guantorena. È un mezzo ace, la salva Guantorena, poi Falaschi, poi Guantorena, ancora Bossi a contenere col muro, la difesa di Karlitz, che poi ancora Bossi. Terzo punto consecutivo di Elia Bossi, clamoroso al Palapanini. Io credo che come sempre la Lube si squasserà poco per questi 5 punti consecutivi di Modena. Sarà Modena che dovrà continuare. Ancora Christensen sulla ricezione a filo di Karlitz, dalla palla a lui, all'uomo delle certezze, Elia Bossi. Vanzani, salto flotta a cercare Karlicek. Ricezione in palleggio ottima del tedesco. Palla al centro per Sanguinetti, a segno Giovanni Sanguinetti. Tira ancora forte Karlicek, la tiene perfettamente però questa volta. Palla al centro per Sanguinetti, ancora a segno. Percentuale straordinaria di Sanguinetti in attacco. 10 minuti fa, soprattutto è forte, Balasso la tiene. Palla in banda per Guantorena, il muro di Elia Bossi, eccolo lì, esattamente lo stesso spartito di 10 minuti fa. Falaschi ancora al servizio, ancora su Kalisek, che però sta tenendo in ricezione, palla al centro per Elia Bossi, a segno col 18-19. Nella stagione in generale, Riklitschki, la ricezione di Lavia, Sanguinetti a segno, 21-23. Le note positive, estremamente positive, arrivano da Sanguinetti e Bossi.